Ciao a tutti, io sono Roberto e sono un contrabbassista. Situazione di contrabbasso è innanzitutto un titolo che mi ronzava nella mente da diversi anni. Ovviamente il riferimento è alla canzone di Iannacci, Messico e Nuvole. Queste sono situazioni di contrabbando, queste sono situazioni di contrabbasso. E partendo dal titolo, ho cercato, vorrei mettere in pratica un'idea che ho da diversi anni, che è quella di raccontare l'opera dal punto di vista di un contrabbassista d'orchestra. E in particolare l'idea è quella di raccontare come i compositori hanno utilizzato il contrabbasso in senso drammaturgico. La cosa certamente forse non è l'ideale in questo momento particolare in cui tutti siamo molto preoccupati per questa emergenza. Tuttavia, purtroppo il contrabbasso è lo strumento che suono e il ruolo che il compositore gli hanno dato è questo, è quello sostanzialmente di portare sfortuna. Quasi sempre quando il contrabbasso è utilizzato con una funzione solistica nel repertorio operistico, succede qualcosa di tremendo. Si tramano delle insidie. Si progettano omicidi, per esempio Rigoletto e Sparafucile, oppure Otello entra mentre Desdemona è addormentata e pensa all'omicidio che sta per compiere, o si chiude alla tomba dove Radames sarà sepolto vivo insieme ad Aida, o l'auto da fede di Don Carlo. Le situazioni sono innumerevoli. E in queste situazioni tremende il contrabbasso ha un ruolo da protagonista. E sì, questo è un modo un po' per raccontare una professione, credo, interessante, ed è anche un modo per raccontare l'opera da un punto di vista diverso, magari suonandovi anche qualcosa, anche se qui in quarantena ho purtroppo un contrabbassaccio, l'unico che ho qui, e magari utilizzando anche qualche estratto da internet, se possibile, di opere. Spero che possa interessare e allora ci vediamo alla prima puntata. Ciao ciao!